Danno la giustizia. Tutti spalle al muro, aprite la cassaforte, svelti. La complicità è la loro forza, ma anche un appello. 18 ore di programmazione giornaliera. Tele Monte Carlo, TV Made in Europe. Stasera News è offerto da Top Card Visa. Il denaro ha cambiato carta. Buonasera. In Salvador i guerriglieri del fronte Farabundo Martí hanno accettato questa sera la mediazione della Chiesa per concordare un cessate il fuoco con il governo. Si attende adesso la risposta del presidente salvadoregno Cristiani e sdegno in queste ore in tutto il mondo per l'eccidio ieri notte dei 6 gesuiti a San Salvador, dove l'esercito oggi ha anche arrestato 12 missionari luterani. Nella capitale è morto un giornalista inglese che era stato colpito in una sparatoria. La CE intanto ha deciso di inviare subito aiuti umanitari in Salvador. Gli Stati Uniti spediranno invece d'urgenza altre armi al governo di Alfredo Cristiani. I 6 padri gesuiti l'altra notte sono stati torturati, mutilati e infine giustiziati. Numerosi testimoni oculari descrivono gli aguzzini in divisa militare, gli stessi del battaglione addestrato negli Stati Uniti che poche ore prima aveva perquisito l'Università Centroamericana. Il presidente Alfredo Cristiani, promettendo un'improbabile giustizia, ha assicurato che i responsabili saranno puniti anche se fossero membri dell'esercito. Un'implicita ammissione che rafforza i sospetti e le precise testimonianze. Cristiani ha garantito protezione, ma solo nelle ore del coprifuoco notturno, all'arcivescovo di San Salvador Rivera y Damas, più volte minacciato di morte dalla destra salvadoregna. E l'eccidio dei gesuiti, che il Papa ha definito un esecrabile atto di violenza, si aggiunge al massacro che continua. La scorsa notte e oggi i quartieri nord di San Salvador sono stati bombardati dall'aviazione, oltre 500 le case distrutte. La popolazione approfitta delle brevi tregue del conflitto con la guerriglia per fuggire dai luoghi del massacro. L'ambasciatore americano ha parlato di 784 morti e 800 feriti solo tra i combattenti, ma si è rifiutato di fare un bilancio delle vittime civili, perché le cifre disponibili, ha detto, sono inferiori alla realtà. Donne, uomini e bambini uccisi restano là dove sono morti. Impossibile contarli. E veniamo in Italia con il disastro ferroviario di Crotone. Sono 3 le inchieste, una giudiziaria, che dovranno accertare le cause dello scontro frontale di ieri fra 2 treni. L'errore umano potrebbe aver congiurato con un guasto tecnico e con le stesse condizioni di sicurezza della linea ferroviaria. A Crotone intanto oggi grande emozione per i funerali delle 12 vittime. Per noi c'era Silvia Resta. Commossa, straziata, tutta Crotone ha dato oggi l'ultimo saluto alle 12 vittime del disastro ferroviario. Un lunghissimo corteo funebre ha raggiunto la chiesa del Duomo dove si è svolta la cerimonia. Dolore ma anche rabbia, particolare e inquietante. Da alcuni giorni il sistema elettronico di stop su questo tratto di linea non funzionava e le autorizzazioni a partire venivano date telefonicamente. Sul fronte delle indagini coordinate dal procuratore della Repubblica di Crotone, Elio Costa, gravi indizi pesano sul macchinista del treno che veniva da Crotone, che non avrebbe aspettato il via libera. Nessuna responsabilità invece sembra avere il macchinista dell'altro treno, quello proveniente da Catanzaro. Sono affacciato dal finestrino, ho visto un inferno. C'erano l'automotrice e il locomotore che mandavano fumo e sembrava una scena apocalittica proprio. Per appurare la verità, l'inchiesta della magistratura è stata affiancata anche quella delle Ferrovie dello Stato. E qui sul luogo dell'incidente per tutta la giornata le ruspe hanno lavorato per ripristinare il traffico ferroviario su questo tratto di linea che ora è al centro delle polemiche. Su questa linea circolano non soltanto treni viaggiatori, ma treni merci, treni rapide e perfino intercity. Quindi è umanamente impossibile che su una linea semplice binario si possa fare tra una stazione e su 3 incroci e precedenze continuatamente. E adesso un attimo di pausa e poi le altre notizie di stasera.
l'universo del motore. Motor Show a Bologna dal 2 al 10 dicembre. Prevendita biglietti presso gli sportelli della Banca Commerciale Italiana. Quando fuori c'è un tempo da lupi, non perdiamo la testa. Se freddo e gelo ci piombano addosso, e adesso c'è la Esso. Con Esso Super Diesel T2 invernale, il gasolio che assicura partenze rapide anche quando il termometro precipita sotto zero. Vai con Esso Super Diesel T2 invernale, vai col tigre. La Germania orientale potrebbe entrare nella Comunità Europea presto, anche prima del fatidico 92. La Commissione CE è infatti pronta ad esaminare un'eventuale richiesta di adesione. Unica condizione è la continuità del processo di democratizzazione nella RDT. Proprio nel quadro di questo processo, oggi a Berlino Est il Premier Modrow ha presentato il suo nuovo governo al Parlamento. L'Assemblea ha anche approvato un pacchetto di riforme economiche. Dopo tanto correre, la politica tedesco orientale si rimette al passo. Il primo governo guidato da un non comunista nasce senza strappi violenti e senza sorprese. Come previsto, Modrow ha lasciato ai comunisti gli esteri, la difesa e gli interni. Come previsto, ha ridotto i dicasteri da 44 a 28. Ma malgrado le attese, la potente struttura della sicurezza interna non è stata smantellata, resta trasformata in ufficio e alla sua guida va il capo dei servizi segreti di Honecker, una scelta di continuità che alimenterà senz'altro polemiche. Di nuovo, peraltro, c'è molto nello schieramento che domani affronterà il voto di fiducia. Liberali, democristiani e partito contadino conquistano 11 poltrone contro le 4 del vecchio governo. Ci sono volti diversi alla cultura, alla giustizia, all'economia. C'è nel programma letto da Modrow una timida apertura ad esperienze di imprenditoria privata e nasce persino un ministero del turismo per gestire la libertà di viaggio appena conquistata dai tedeschi orientali. Per la prima volta, infine, è stata resa nota la mole del deficit di Berlino Est, 15 miliardi di marchi, circa 11 mila miliardi di lire. Fino a ieri i bilanci chiudevano per forza in pareggio. Gli eventi, la pressione popolare per una politica di radicali riforme si fa sempre più forte anche sul regime bulgaro e quello cecoslovacco. Ed è proprio durante la grande manifestazione studentesca di oggi che la polizia ha fermato Aleksandar Dubček, il leader della Primavera di Praga. Dubček è stato trattenuto e interrogato in carcere per 3 ore e rilasciato poco fa. Il fermo invece per l'esponente comunista italiano Luigi Colajanni, che si trovava con lui fin dal primo pomeriggio. Comunque Colajanni è stato rilasciato. Le strade di Praga sono state invase da una folla di oltre 10.000, forse 15.000, si parla addirittura di 60.000 studenti. Una grande manifestazione nata per commemorare il 50° anniversario delle rappresaglie naziste, ma in cui soprattutto sono risuonati gli slogan contro il partito. Cortei e slogan che per chiedere riforme anche a Sofia, davanti alla sede del Parlamento bulgaro, proprio mentre veniva nominato a capo di Stato il nuovo segretario del Partito Comunista, Petar Mladenov, il neoeletto presidente bulgaro, a cui sono subito giunte le congratulazioni di Gorbaciov, si è detto favorevole a elezioni libere. E la rivoluzione dell'Est sarà discussa domani sera a Parigi, nel vertice straordinario dei 12 governi della CE. Da Mosca oggi Gorbaciov ha voluto ribadire che il Cremlino vuole il rinnovamento, ma all'insegna della stabilità, e respinge quindi ipotesi di cambiamenti di frontiera nel centro dell'Europa. Che gli europei vogliano svolgere un ruolo attivo in questo decisivo momento storico non è un mistero. Intensissima ancora in queste ore l'attività diplomatica. A Budapest, Jacques Delors, presidente della Commissione europea, e Roland Dumas, ministro degli esteri francese, parlano la lingua che piace di più a Est. La promessa è esplicita, la comunità europea cerca soluzioni nuove per concedere aiuti a Ungheria e Polonia. Intanto Gorbaciov riceve a Mosca delegazioni parlamentari della Francia e della Germania occidentale, certo per ribadire i punti fermi su Berlino, ma anche per rassicurare gli europei occidentali che nulla hanno da temere dal vertice di Malta con Bush. Il cambio di clima è comunque palpabile. A Washington oggi l'ambasciatore sovietico Dubinin parla degli scambi commerciali con gli Stati Uniti dopo una importante affermazione, quella di Mosbacher, responsabile statunitense del commercio con l'estero, secondo il quale verranno abbattute le barriere commerciali non appena Mosca formalizzerà la legge sulla libertà di emigrare.
E a proposito di libertà, Mikhail Gorbaciov oggi si è dichiarato possibilista anche sulla fine del partito unico in Unione Sovietica. Il leader del Cremlino, parlando a Mosca al Foro Nazionale degli Studenti, ha detto che l'articolo 6 della Costituzione Sovietica, e cioè l'articolo che prevede il ruolo guida per il Partito Comunista, potrebbe essere rivisto e, se necessario, abrogato. Così ha detto. Sempre dal Cremlino oggi è stato confermato un altro evento storico. Gorbaciov, nelle vesti di presidente sovietico, sarà dal Papa in visita ufficiale il 1° dicembre prossimo. E per le altre notizie di nuovo qui tra un istante. Beh, mentre è rosso è meglio che mettiamo gli spikes. Ah, pronti. Con Spy Spider ripartiamo tranquilli. Grazie, avevi già montato il mozzo inizio inverno. Certo, Spy Spider è per i previdenti. Pronti in pochi secondi, su neve e ghiaccio, solo quando serve davvero. Spikes Spider, più delle catene, più delle gomme chiodate, in meno di 30 secondi. Solo Chateau Dax è in pelle antimacchia Long Life Valdaltone. Diffidate delle imitazioni. Il certificato numerato e il leoncino riprodotto sulla stoffa del cuscino garantiscono il vero Chateau Dax. Chateau Dax con Valdalpone, pelle nuova, vita nuova. Zino Davidov, eau de toilette. Dalla Jugoslavia ci arriva in questo momento la notizia che sono tutti morti i 100 minatori rimasti intrappolati oggi in un pozzo carbonifero ad Aleksinac, a 200 km da Belgrado. Nella miniera era scoppiato un incendio, sono state quindi inutili tutte le operazioni di soccorso. E torniamo con altre notizie dall'Italia. Sull'onda della tempesta in casa comunista e con all'ordine del giorno le riforme elettorali, si sono aperti questa mattina a Roma i lavori del Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana. Un'ora di colloquio a quattro occhi fra De Mita e Forlani è bastata a scongiurare presunte dimissioni del presidente della DC. Così De Mita ha potuto smentire direttamente le voci che in questo senso si erano diffuse ed aprire i lavori del Consiglio nazionale con una commemorazione di Benigno Zaccagnini. Un Consiglio nazionale che getta uno sguardo a quanto avviene in casa comunista, un altro alle riforme elettorali e un altro ancora alla situazione interna alla DC. I commenti della sinistra democristiana alla relazione di Forlani sono stati sostanzialmente positivi, un contributo per alleggerire il clima di tensione nel partito, ha detto qualcuno. Forlani ha infatti invitato tutte le componenti della DC a proseguire sulla strada unitaria indicata dal Congresso. Sarà possibile ciò? Dipende. Per De Mita conta la sostanza, e cioè i modi in cui questa unità potrà essere raggiunta e mantenuta. Unanimità di giudizi nei confronti della svolta comunista, una revisione di grande portata che non può fermarsi a metà strada. Sulle riforme istituzionali la sinistra ha chiesto ufficialmente che il partito si impegni ad approvarle prima delle elezioni amministrative della prossima primavera. Il Consiglio dei Ministri italiano ha deciso oggi la fiscalizzazione della riduzione dei prezzi petroliferi. Si tratta di un ribasso di 11 lire al litro che verranno quindi incassate dallo Stato. Non si è invece svolta la riunione del Comitato Interministeriale Prezzi, che avrebbe dovuto varare aumenti tariffari per poste, biglietti aerei e per i pedaggi autostradali. Potrebbe essere meno pesante del previsto la stangata del bollo auto per gli automobilisti italiani. A favore degli automobilisti, se approvato, potrebbe giocare infatti l'emendamento annunciato oggi dal Ministro delle Finanze Formica. L'emendamento prevede un aumento complessivo del bollo fra tributo erariale e regionale dell'89% contro quello previsto del 129%. La scuola italiana chiuderà i battenti quest'anno come da calendario, il 13 giugno del 90. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha escluso stasera che si possa chiudere prima in relazione con l'inizio dei campionati mondiali di calcio. E veniamo alle notizie economiche, i mercati azionari. La borsa italiana chiude un'altra settimana senza slanci. Oggi l'indice MIB non si è mosso neanche d'un punto, chiudendo a quota 1105, esattamente come ieri. Oggi comunque a Piazza Affari c'era meno nervosismo, ma il mercato si è mostrato ancora una volta molto cauto. L'interesse degli investitori, soprattutto stranieri, si è concentrato sui titoli Fiat.
Sui mercati valutari, fine settimana all'insegna della stabilità. In Italia il dollaro oggi è stato quotato a 1.359 lire e 10, qualche centesimo in meno, cioè rispetto a ieri. Buona e anzi il leggero rialzo anche oggi la quotazione del marco tedesco, fissato a 735 lire e 90 contro le 735 e 16 di ieri. E tra poco lo sport di stasera con Massimo Caputi. In primo piano calcio, pallavolo, automobilismo, equitazione e forse anche qualcos'altro. Da parte mia buona serata e arrivederci a domani. Stasera News è offerto da Top Card Visa. Il denaro ha cambiato carta. Un popolo ferito ha bisogno di risorgere.